Lo interpreto come un grande segno d'affetto, di condivisione, di amicizia naturale, e Napoli è la casa madre. Può riceverlo qui dal mio sindaco, da Luigi De Magistris, dal mio amico Luigi, diciamo dopo quest'anno di riconoscimenti. È un segno di unità, di unione della nostra città, della mia terra, dedicato chiaramente alla mia città, dedicato al mio quartiere Marianella, dedicato alla musica napoletana, da Pergolesi a Pino Daniele naturalmente, includendo tutti, includendo cantanti, artisti, tutti quelli che hanno dedicato anche un minuto della loro vita alla musica. E poi dividendolo con il mio produttore Andrea Ragusa, con Edoardo De Angelis che ha fatto questo straordinario film che è Indivisibili, e dividendolo un po' pure, io non l'ho mai detto, con mia moglie Maria volata via prematuramente e la mia figlia. Autore di canti di libertà, di dignità, di fratellanza, testimonia la vocazione più autentica di questa città, la sua grande vocazione a volgere lo sguardo dovunque ci sia un'umanità sofferente per parlare di dialogo, per parlare di pace, per parlare di incontro, per parlare di accoglienza. È un canto del rispetto dei diritti di ogni persona, e quindi direi che in questo senso davvero Enzo canta Napoli. Il mare diciamo, porta l'eco di voci lontane. Napoli è una città di grande accoglienza, una città di scambio, ed è una città di una contaminazione straordinaria, oserei dire una contaminazione corretta, nel senso che tu resti fortemente napoletano, accogliendo però tutte le conoscenze dei popoli della terra, in un matrimonio oserei dire quasi naturalmente che va verso una perfezione. Quindi conservi la tua identità, ma sei pronta a bagnarla nella conoscenza altrui. Questa cosa secondo me è un inno alla vita, è un inno a tutte le razze, con la consapevolezza però che poi esiste un'unica razza che è quella umana. Sassofonista, compositore, cantautore, ambasciatore delle contaminazioni internazionali, portatore felice di incroci di stili e generi, dopo i recenti successi e riconoscimenti fra Nastri d'Argento, David di Donatello, Premio Ennio Morricone, Ciak d'Oro, Globo d'Oro e Premio Ubu, Enzo Avitabile riceve a Palazzo San Giacomo la medaglia della città. Un grandissimo talento napoletano, di Marianella, che ha saputo mescolare culture attraverso la musica, il sacro e il profano, la tradizione e l'innovazione, che sa guardare dentro le persone e oltre qualsiasi tipo di confine, sempre la pace, la giustizia, i bambini, la marginalità, la pace al centro del suo messaggio musicale. Poi è davvero il riconoscimento a un artista che sta vincendo non da solo, per come lui ama sempre dire in squadra, sta vincendo davvero tanto, sintomo di una Napoli in piena esplosione culturale. E Enzo è sicuramente uno degli interpreti contemporanei più grandi in assoluto. Però oggi il premio non è solo al talento, all'artista, al compositore, al musicista, al poeta, ma all'uomo, perché in Enzo noi abbiamo colto anche l'amore profondo per le viscere di questa città, per le radici, per il corpo e soprattutto per le sofferenze delle periferie, che lui non smette mai di denunciare, sia quotidianamente con le sue frasi, con i suoi pensieri, le sue riflessioni, sia attraverso la musica.